attacco di Sardegna-Sassari, il primo possesso è vinto dalla formazione brindisina. Palla nelle mani di Nick Moore, che può dar vita così allo schema d'attacco biancazzurro. Sceglie la difesa uomo, coach Pasquini, consegnato per Scott, ancora per Baie. Baie contro Savanovic, punta l'avversario, due palleggi, occhi del francese, difesa uomo anche per Meo Sacchetti dall'altra parte. Baie consegna l'uomo a Moore, lo scarico per il tiro dai 6,75, corto il pallone di Carter, lo stesso numero 23, extra possesso per la Dinamo Lacy, la sospensione è ancora un errore, questa volta però il pallone è recuperato da Matt Baie, che affida a Moore, c'è Carter, vinto subito, Carter fa saltare l'avversario, la penetrazione dalla linea, l'uscita di Carter fuori per Moore, Moore contro Johnson Odom, più alto il giocatore in maglia numero 1, Gossi l'uscita da 3 punti, l'errore tocca Carter, il rimbalzo conquistato da Savanovic, la partenza in palleggio è del Mancino che regala un pallone a Carter, ancora Brindisi che può ripartire, Moore lo sguardo a destra, poi a sinistra, c'è Baie, la finta di tiro, controlla però Savanovic ancora per Moore, Brindisi che ha 15 secondi per attaccare. Baie, penetrazione sul lato destro, lo scarico per Carter contro Lacy. Carter sotto canestro e poi, come dicevo prima, è proprio sotto canestro che è una delle chiavi importanti di questo match. Brindisi con Carter ha dimostrato di partire col piede giusto. Savanovic spalla a spalla contro Baie, ancora un errore, ribalto di Carter, l'apertura per Moore, lo sguardo sul lato sinistro dove c'è Scott che invita il compagno alla calma. Baie arresta il tiro da 3 punti, dal numero 24 dell'Enel, dopo quasi 2 minuti di gioco, questo primo tempino, prova ad attaccare Sassari, ancora con Odom il blocco di Lavalle, un pick and roll, va dentro il numero 31, il pallone intercettato ancora da Carter, il lancio è per Scott che di prepotenza strappa dalle mani di Carter il pallone, Scott prova a giocarsi uno contro uno, penetra e scarica per il tiro dall'angolo di Nick Moore, la forzatura forse disturbato dalla buona difesa di Savanovic, Carter dall'altra parte, servito Laval che va a schiacciare. Va bene dopo il match con Cantù, come abbiamo sentito dal presidente Stefano Sardara, un ritorno sul mercato per dare maggiormente forza alla squadra di coach Federico Pasquini. Intanto attacca l'Enel, il pallone fuori per Robert Carter che tenta la soluzione. Carter è il quinto personale con i 5 punti di Baie, Brindisi che torna in difesa, il blocco di Laval va dentro il numero 31, contiene Carter sulla penetrazione però in laterale, il blocco alto di Savanovic che ancora a lavorare per l'uscita di Lacy, però il gioco si sposta sul lato sinistro, Carter lo scarico ancora a mettere una pezza, Carter che recupera il pallone, Scott attende il taglio di qualcuno, poi l'hesitation va fino in fondo di tabella, mette... programma di questa annata sportiva con zona 85 per raccontarvi i riflessi, l'esito lo vedremo dopo, ma i riflessi comunque di questo match del Pallavolo Sulia tra Brindisi e Sassari, con la squadra di Solana che attacca e deve recuperare 10 punti, 6 minuti, 30 secondi da giocare. Carter un palleggio, poi pressa Scott, Savanovic prova a liberarsi per il tiro dei 3 punti, ancora in angolo per il tiro di Carter sul suolo di 24, lotta Robert Carter al rimbalzo, lo stesso numero 4, consegna a Moore, buona la prova del giocatore americano sotto canestro, mosso già nella metà campo offensiva, palla di una schiena per Baie, Baie punta Savanovic, letteralmente ubriaca la fermo tempino, Johnson Odom in palleggio, coach Pasquini prepara un doppio cambio, dalla panchina si alzano Brian Zacchetti e Rock Stipcevic, attacca la formazione sassarese con 10 secondi sul numero 24, Odom attende l'uscita di un compagno, poi sale per bloccare Colaseni, la schiacciata di Dario Minuti, 33 secondi da giocare nel primo quarto, Baie sempre pronto, il cambio difensivo sul francese, Baie punta Colaseni, va dentro, fa saltare l'avversario, poi non riesce. Il figlio dell'attuale allenatore dell'Enel Basket Brindisi è in campo e vedremo quale sarà il suo. Leggermente il quintetto perché ha inserito al posto di Carter un piccolo Stipcevic, questo perché Sassari soffriva molto la velocità della coppia Goss e Moore e quindi ha provato ad adeguarsi. Baie contro Sacchetti, ancora Baie, lo scarico per Scott, delizioso, il primo assist sullo scout, il francese 16-4 per Giuna Scott, il quarto personale, pugno alzato, si ferma il gioco, il blocco di Olaseni, l'uscita di Stipcevic, l'errore al tiro, Johnson Odom, l'uscita per il numero 23 Carter, l'errore al tiro, Sacchetti recupera il pallone, Pierpaolo, lui due falli dentro il capitano Marco Cardillo, sfida tra gregari direi, Cardillo contro Sacchetti,
va a marcare il capitano, il numero 14 della Dinamo. Attacca la formazione sassarese, 9 secondi, Odom il ribaltamento, intercetta Scotto. E altrettanto bene sta facendo Agbelese. 30-15, più 15 per l'Enel, Spangaro dalla linea di fondo riesce a trovare lo scarico per Cardillo, palla dietro la schiena, la penetrazione di Cardillo che... Italiani, con lo stesso Cardillo, i giovanissimi Donzelli e Spangaro, Agbelese che di certo non fa parte dello starting. Il fatto che Spangaro nel primo quarto comunque ha trovato due canestre importanti, è entrato subito nel match. Goss è un giocatore d'esperienza, Donzelli come dicevo in apertura, per via dell'assenza di Joseph deve assolutamente dare il massimo in questa partita dove serve un ala forte da sostituire appunto Joseph, e poi sotto canestro Agbelese oltre alla solita quinta di Cardillo, mentre Stifto 30-18 per l'ex giocatore di Roma e il settimo personale Spangaro prova un varco dai 6,75, lo stesso Spangaro segue a canestro, extra possesso Brindisi, 14 secondi per attaccare la difesa sassarese, il blocco di Agbelese, un pick and roll, Spangaro ancora uno scarico per Cardillo, la penetrazione centrale, l'assist per Agbelese, 2 secondi al suolo dei 24, questa volta il taglia fuori di... chiamato in panca dall'allenatore Federico Pasquini. Spangaro, la finta di Goss, uscire sul lato sinistro, poi ancora Johnson Roman in faccia a faccia sul numero 55, Donzelli, penetrazione centrale, lo scarico per Carter, la 2-18 per Carter, il settimo personale, più 14 Brindisi, 7 minuti 42 secondi alla pausa lunga, Johnson Odom marcato da Goss che quasi restituisce il favore in difesa, Carter centrale per Denecchi, vorrebbe il consegnato, riesce Odom, 3 secondi per andare a tiro, Odom lo split passato tra due difensori, fuori equilibrio, riesce a registrare, mette a segno il quarto personale, 32-20, dall'altra parte Spangaro che guida lo schema, centrale Carter, la finta di taglio di Goss, non si intende con Carter, perde il tetto statunitense dell'Enel, 5 punti in marcatura su Stichevich. Attacca la Dinamo, ancora Stichevich contro Mur, sale Laval per il blocco, l'aiuto di Carter, il taglio di Laval, Scalambaia che poi deve tornare in angolo, ha lasciato libero Odom, sbaglia ancora Sassari, recupera Mur, Brindisi può andare in zona numero, in angolo c'è Baia, carica dei 6,75, l'errore al tiro, salta Stichevich, ma prima 32-20. Qualche minuto di riposo ma anche di serenità dopo l'ira che lo aveva colto praticamente per quella decisione arbitrale. E dunque, come ricordava Francesco, ci sono 12 di margine per l'Enel che attacca adesso con Filigos che riapre per Durascott, ma c'è l'intervento di Carter che rimanda in attacco la formazione sassarese facilmente. Appuntamento con zona 85 alle ore 21 per approfondire i temi che emergeranno risultato a parte da questo match di stasera tra Enel Basket Brindisi e Dinamo Banco di Sardegna Sassari, mentre attaccano i biancazzurri di Sacchetti, ci prova a maglie della mezza. Riuscito a battere anche un difensore, uno specialista come Jack Denecchi, movimento velocissimo, quello di Amat Baye, che scrive il nono personale, 34-22, Odom sul blocco di Laval, pick and roll, va dentro Laval, riesce a farsi largo e poi il fallo di Mur, canestro non le lontani, Laval e Odom, il blocco alto di Denecchi che vuole ancora lavorare per l'uscita di Stichevich, scivola Mur, Stichevich contro Mur, 8 secondi per attaccare il ferro, Carter, l'ex Siena vorrebbe trovare l'angolo di passaggio per Laval, poi va dentro, cambia mano, va a sbagliare un canestro già fatto, poi l'errore di Navarri, un piccolo Mur, fa la voce grossa e poi regala un pallone a Johnson Odom, doppio passo, mano sinistra, va a realizzare un po' un errore come visto anche da Vellino. Era su tutte le furie coach Federico Pasquini per il doppio errore nel cuore dell'aria, clamorosamente dunque la Dinamo ha sprecato la possibilità di mettere dentro altri due punti, ma poi con un buon intervento difensivo è andata a canestro con Colaseni, attacca Brindisi, centrale Mur, 14 secondi da sfruttare per attaccare la difesa uomo ordinata da Pasquini, Baie, il taglio di Goss che lavora bene senza palla, l'uscita a ricciolo, la sospensione e un alley-oop per giunge Amat Baie, dall'altra parte in palleggio Odom Lacey, posizione frontale, l'uscita di Stichevich inseguito da Mur, si propone per un gioco a due, Colaseni, il fa affidata a Spangaro, un
supporto anche Filgos, rimessa effettuata, Spanghero va a marcare Lesi mentre dura spot su Stipcevic, c'è l'aiuto di Carter, il taglio di Olaseni, De Vecchi trova un varco, penetrazione centrale, si allunga, 26 secondi da giocare nel secondo quarto, Baie il consegnato per Scott, lontano dall'azione sul lato destro, segue Goss, Scott l'arresta e tiro il primo ferro, però lega i due punti a giamaicano. Dall'altra parte già Odom in palleggio, il blocco di Olaseni, finito pick and roll, si libera sul lato sinistro De Vecchi, invece De Vorlesi, ex giocatore visto a Pesaro, e c'è l'uscita di De Vecchi, il pallone per il capitano, maglia numero 8, il consegnato per Lesi, il numero 7 prova a sfidare la difesa biancatura, il ribaltamento quasi a perdere il pallone per Johnson Odom, taglio di Olaseni, ancora palla dietro la linea dei tre punti, De Vecchi per Lesi che prova dai 6.75, il pallone cade nelle mani di Goss, va a vuoto il tentativo di rimbalzo di Olaseni, Baie la penetrazione, la chiusura di De Vecchi, corpo a corpo 3-2 e poi sono sia Mazzoni che Calbucci che ha utilizzato Pierpaolo anche quando era coach Stacchetti, l'allenatore di Sassari, utilizzato a marcare i giocatori più pericolosi, soprattutto i numeri 4. Essendo meno dotato fisicamente di Baie era riuscito a tenerlo, però chiaramente a quel punto contro la maggiore di 11 punti, prova la pressione a tutto campo, coach Stacchetti, poi Goss in marcatura su Johnson Odom, Spanghero su Stipcevic, 3 minuti 36 secondi alla pausa lunga, in palleggio Lesi lavora e riceve senza palla Johnson Odom, solito blocco alto di Olaseni che poi va dentro, Goss il raddoppio di Carter, il pallone recuperato da Baie, il tocco di De Vecchi, succede di tutto, tanto agonismo in questo secondo quarto, Spanghero il penetra e scarica, è un regalo per Johnson Odom che prova a far partire il contropiede sassarese, lo scarico per Lesi da tre punti, l'errore al tiro, il rimbalzo scoperto da Olaseni, Johnson Odom controtempo, tocca Costa ancora a rimbalzo alla meglio Brins con Amat Baie che supera il palleggio da metà campo, punta l'avversario, vorrebbe il blocco, poi chiude il palleggio, si affida a Spanghero, 15 secondi per andare al canestro, Spanghero in palleggio, il taglio di Goss vuole e riceve in posizione di post basso in Baie, Baie contro Lesi, finta la partenza in allontanamento, il pallone è corto, la forzatura del francese, nulla di fatto, 38-26, Brindisi che mantiene 12 di vantaggio, Tipcevic penetra e scarica per De Vecchi, sotto canestro, libero Lesi, dalla media prova la sedia, ancora un errore per il centro di 2 metri e 10, Brindisi può sfruttare questo possesso, Spanghero, pallone dietro la schiena per Carter, giro dorsale, Carter si aiuta col tabellone, sbaglia al rimbalzo, Goss non riesce a recuperare, tanti errori da una parte e dall'altra, è la volta di Sassari, il blocco di Olaseni, Stipcevic gioca bene il pick and roll, Olaseni che poteva andare dentro preferisce ribaltare, De Vecchi dalla posizione di guardia, ancora un errore al tiro per la formazione di coach Pasquini, 38-26, ultimi 2 minuti del secondo quarto, Spanghero manda via Baie, vorrebbe il gioco a due con Carter, servito adesso il centro statunitense, Goss per il pick and roll e viene Viscanti, tanto nervosismo, forse buone difese sicuramente, ma c'è un errore che secondo me sta commettendo Brindisi in questi minuti, è proprio quello di continuare a tenere i ritmi alti, considerato il vantaggio dovrebbe provare ad abbassare un po' i ritmi. Prima della pausa lunga, il palleggio Goss, il blocco di Carter, l'aiuto subito di Olaseni, il libero Carter potrebbe ribaltare, lo fa per un tiro aperto di Dura Scott. Recenti prestazioni, in particolare questa sera, ricordava Francesco anche ad Avellino, dove la squadra è stata sconfitta dopo un'autentica battaglia di 3 punti, Amat Baie ha avuto il pallone della parità e ancora Carter, soprattutto di ribadire che la formazione di Meo Sacchetti adesso è largamente avanti, 28 punti di margine, imbarazzante per la Dinamo, Francesco. Attacca proprio la formazione isolana, il numero 15 della formazione biancazzurra, 56-28, ne approfitta Sacchetti per dare qualche minuto in più di riposo al miglior marcatore della Lega Amat Baie. Sacchetti, penetrazione, scarico per Johnson Odom. Ovviamente i punti di questa terza frazione, pensate, dopo 4 minuti e 40 secondi, secondo più, secondo meno, ma è tutto complicatissimo per la Dinamo, mentre Carter cerca di trovare un compagno cui consegnare il pallone, sbaglia tutto, la difesa a buon gioco e poi ancora Johnson di rientrare in partita, deve recuperarne
23 di punti e Lennel in attacco adesso con Dudasco. Centrale Donzelli, c'è Carter, serve Moore, la finta di Moore, lo scarico per Donzelli che riesce a trovare il modo che ha in questo momento a sua disposizione, quello di una zona per permettere appunto Brindisi a tirare da lontano, e quindi ha fatto nell'azione precedente, deve essere capace di trovare buoni tiri e soprattutto buoni falli come in questo caso. 1 su 2 per Donzelli, 57 Brindisi, 33 Sassari. Per Donzelli è il primo punto in questa partita, il quinto nelle 9 gare disputate dall'Enel. Johnson Odom la giocata, 13esimo punto, 57-35, il settimo di fila per l'ex guardia di Cantù. Continua ancora con la zona Coach Pasquini, i passi in partenza fischiati. Johnson Odom in palleggio, Brindisi continua a uomo, Donzelli contro Sacchetti, il ribaltamento per giocare spalla a canestro, Lese il taglio di Colaseri, fine del match, il pubblico del Pallavolo Astuglia prova a far sentire la voce. Carter cambia la difesa, intanto Pasquini tornando un uomo abbastanza pressante, pronto in raddoppio. Carter potrebbe sfidare uno contro uno, Colaseri lo fa, va fino in fondo, infinta il giro dorsale, fa saltare l'avversario, lo scarico per Moore, la sospensione da tre punti, rompere l'inerzia assolutamente positiva per la Dinamo, una bomba dall'angolo di Nick Moore che torna a segnare e ribanda avanti di 23 punti la formazione bianco-azzurra di casa, che adesso deve subire l'attacco. Ha detto soltanto alla prossima, è tecnico, basta proteste. Si riprende a giocare, Lese in centrale non riesce, nell'uscita sul lato sinistro Johnson Odom che si incrocia con Carter, ancora palla alle mani di Lese che chiude il palleggio. Colaseri, due secondi, un secondo al suono dei 24 per il numero 7 della Dinamo, il quinto personale, 2 minuti 49 secondi alla fine del terzo quarto. Nuovamente una 2-3 proposta da Federico Pasquini. Goss prova un varco, lo scarico per Carter che potrebbe tirare, poi preferisce uno step back, si complica la vita ma comunque realizza il suo 17esimo punto. E i passi di Buchema, ancora la difesa a zona, una 2-3 molto larga da parte centrale. Goss vuole sfruttare il blocco di Carter, va dentro, Carter alza la parabola, Goss poi il rimbalzo conquistato da Carter lungo di Sassari. Poco equilibrio e quindi può succedere di commettere infrazioni di passi in frangenti come questi a rimbalzo. Sacchetti porta spalla a spalla Scott, poi l'assist però la segna, ancora passa quindi necessariamente ha commesso fallo. Non cambia nulla, più 22 per Lennel, 62-40, meno di 2 minuti alla fine della terza frazione. Attacca Brindisi con qualche difficoltà, Duna Scott che riapre per Nick Moore, 8 secondi, pallone nelle mani di Phil Goss, cerca la soluzione personale, trova soltanto. 62-40, 1 minuto e 43 secondi alla fine a Roma, Venezia, una guardia di circa un metro, Sacchetti con Spangher su Stipcevic, il passaggio del croato, Odom vuole puntare l'avversario ma viene fermato il gioco. Alto Sacchetti, il blocco basso per l'uscita di Johnson Odom, ancora Sacchetti, aveva il taglio di Stipcevic servito in angolo, adesso il croato lottano, Gani a Quelese, rimessa a fondo per la Dinamo, Lesi servito Johnson Odom, ancora si propone spalla a canestro Laval, Laval contro Aquilese, passa in crocio, fallo antispalla. Gianni Laval che ricordiamo indossare la casacca della Virtus Roma e forse l'abbiamo scoperto proprio in basket, adesso in difficoltà nella seconda serie nazionale. Intanto la squadra isolana già effettuata da Johnson Odom, il pallone nelle mani di Stipcevic. Il blocco cieco di Laval, il taglio di Johnson Odom, ancora Laval viene servito. E Johnson Odom che vuole giocare spalla a canestro, solito movimento visto in precedenza sul lato sinistro, questa volta non va, il rimbalzo conquistato da Agbelese per Spanghero, voleva palla il numero uno, non viene servito. Spanghero preferisce un'azione ragionata, 16 secondi per gestire questo pallone. Moore il taglio, va in angolo Moore, accompagnato il taglio di Agbelese. Moore prova da tre punti, sbaglia, palla recuperata da Stipcevic, ultimi 47 secondi del terzo quarto. Laval contro Agbelese, passi in partenza nel terzo tempino, sempre la zona 2-3 abbastanza larga con la pressione sugli esterni. Stipcevic attende l'eventuale palleggio di Moore, servito Agbelese, ancora Spanghero, 8 secondi per trovare il tiro. Spanghero prova a forzare, vede l'arrivo di Moore, la sospensione di Moore, tocca solo il tabellone, palla nelle mani di Lesi, chiama lo schema a testa dalla partita.
Sirena Pasquini, si gioca con un solo cronometro, 14 secondi per il suono della terza sirena. Mazzoni guarda Bartoli, dice fai attenzione a Cardillo Johnson Odom. La penetrazione di Lesi è uno sfondamento, mette le mani Lesi, servito Goss da Spangolo, 5 secondi Goss, 3 secondi, prova a penetrare Goss, la stoppata di Lesi viene a Stipcevic, Sacchetti, Laval e Johnson Odom, non cambia il quintetto, Pasquini, Spanghero, Agbelese, Baglie, Goss e Cardillo per Brindisi, difesa uomo per i biancazzurri, Odom serve Lesi, ancora 11 secondi per andare al tiro, Sacchetti un palleggio, poi consegnato il blocco dove rimane inchiodato Spanghero, Odom finta il tiro, prova Lesi dalla posizione di guardia, secondo ferro, saltano in tre a rimbalzo, alla meglio Gani, Laval che di prepotenza, si sgola Pasquini dalla panchina, ancora una zona fronte pari, una 2-3, al centro dell'area c'è Laval che accompagna il taglio del lungo, Baglie fa saltare l'avversario, l'errore al tiro, palla che cade nelle mani di Stipcevic, velocissimo il pallone per Johnson Odom, da tre meglio di sé, comunque stia fornendo una prestazione importante, quella che alimenta le speranze di recupero della formazione di coach Pasquini, che adesso è scesa sotto la doppia cifra di ritardo, come ricordava Francesco, 64 a 47. Marco Spangolo, 2 secondi, bisogna tirare, non c'è il tempo, e finisce l'azione. Da gestire con la massima saggezza, Francesco. Spanghero scotta Agbelese in Baglie, difesa uomo, in palleggio Stipcevic, sfrutta il blocco di Laval, arriva in angolo Sacchetti, su di lui c'è in Baglie, Sacchetti prova a puntare spalla a spalla, poi vedi il taglio di Johnson Odom, pronto il raddoppio, ma poi l'assist, fallo sul numero 31, il primo libero va a cresciuto nel Rocco's High School, Pentastuglia, viene a incoraggiare il quintetto di coach Sacchetti, Goss varia la difesa, coach Pasquini sempre un uomo dalla media, sbaglia Baglie, momento sfavorevole per l'attacco biancazzurro, Johnson Odom per Sacchetti in angolo, lasciato libero Stipcevic, prova da tre punti, l'errore, palla che va nelle mani di Spanghero, c'è Agbelese, Spanghero lo vede, quasi rischioso il passaggio, poi Agbelese chiuso da Sacchetti, perde il pallone, nulla di fatto, 64-49, Lesi chiede a Sacchetti di prendere posizione, spalla a canestro, Laval dalla media sbaglia, conquistato di rimbalzo da Scott, coach Sacchetti invita alla calma i suoi e chiede a Nick Moore di andare sul cubo del cambio, c'è la formazione Brindisina però che può sfruttare questi 14 secondi per attaccare la zona 2-3, Spanghero, l'assist per Agbelese che va, un'ottima lettura della difesa zona, concludendo con un penetra e scarica, che è quello che Brindisi dovrebbe fare normalmente contro questa difesa, che non sta facendo però. Pallo di Cardillo, infine il centro è Agbelese, attacca la Dinamo, Lesi la sospensione, i due, la squadra di Pasquini che continua a difendere sempre a zona, Goss attento, Stipcevic sul passaggio di ritorno, costringe Urra a giocare molto lontano da canestro, Scott carica da tre punti, l'errore al tiro, c'è Agbelese, extra possesso Brindisi sul palleggio, poi fuori per Goss, prima Moore, Cardillo passa da sotto canestro in reverse, ancora un errore, va a commettere il palo, la stagione che conta, se c'è qualcosa che manca davvero a Brindisi è un lungo di peso, un lungo d'esperienza, e queste sono le situazioni in cui viene, e ora Sassari a meno 15 ha la possibilità di rientrare in partita. Tra l'altro Sassari che sta giocando con tre piccoli, Stipcevic, Lisi e Johnson Odom. Johnson Odom prova la penetrazione, fallo di squadra per l'Enel, invece sono zero falli per la formazione sassarese, Johnson Odom per Stipcevic, spalla canestro, Laval si gira, tira, prova con il tabellone, errore, il ribalto conquistato da Scott, prova a spingere lo stesso numero 2, il blocco di Agbelese, Scott, serie di finte, servito Goss dalla posizione centrale, canestri che sono mancati a Brindisi negli ultimi minuti, canestri importanti che spaccano la partita e soprattutto ti danno morale, al contrario lo tolgono gli avversari. Lisi chiude il palleggio, Cardillo a vuoto, l'alley-oop per il giocatore della formazione isolana, 69-53, 5 minuti, 18 secondi, alla fine del match, Cardillo trova un varco, va dentro, chiude il palleggio, servito però Goss, 8 secondi per il tiro, Goss porta a spasso, Brian Sacchetti, servito ancora, Luna Scott che va in controtempo, Scott, il secondo cecchino della formazione brindisina,
con arrivo di New York, ma con passaporto giamaicano. Ancora 5 minuti e 6 secondi alla fine del match. Spanghero e Moore. Moore in marcatura su Lesi, mentre Spanghero su Stipcevic. Due blocchi per l'uscita di Sacchetti. Cardillo contiene Sacchetti, che va a giocare spalle a canestro. Centrare Johnson Odom, sbaglia, tocca Cardillo, togliendo il pallone dalle mani di Laval. Può ripartire Brindisi. Spanghero per Moore. Moore in penetrazione, gli toglie il pallone Johnson Odom, ancora Moore che riesce a servire Spanghero, 13 secondi per andare al tiro. Spanghero mette a posto i compagni, può iniziare l'azione d'attacco, ma bisogna affrettarsi. Spanghero ancora vede il taglio di Cardillo, palla dietro la schiena di Cardillo, in penetrazione Marco Canata, ma l'amore della tifoseria c'è e si fa sentire. 7-3-5-3 e si gioca con Johnson Odom, che trova, che ci separano dalla conclusione del match. Attacca Nick Moore. In palleggio il pick and roll con Agbelese, che va dentro, torna in marcatura Laval, palla nelle mani di Spanghero. Spanghero porta a passeggio Stipcevic, poi prova 5, nuovamente 20 punti di differenza. Dall'altra parte Sacchetti al limite del fallo, la pressione di Cardillo. Johnson Odom spalla a canestro, vede il taglio di Olaseni, controtempo, va a sbagliare ancora Cardillo. Rimessa effettuata, Carter contro Spanghero. Alto esce Johnson Odom, che perde il pallone, molto bravo Moore, in tuffo ancora Nick Moore. E poi strappano sempre un applauso e fanno bene a questo sport. Sono nei 24, ancora una volta, piede della palla per Casuglia. Lener che può attaccare contro la difesa uomo della Dinamo, il blocco di Agbelese. Moore, il pallone per Agbelese, c'è il taglio di Cardillo. Agbelese va a complicarsi la vita, la stoppata che sembra una veloce di pallavolo di Laval. Odom dall'altra parte, il taglio di... continua a tenerlo in campo nella speranza che si possa sbloccare, perché in effetti in queste ultime partite l'unica nota. Secondi bruciati verso la conclusione del match, 2 minuti 50 secondi in questo momento, ancora più 20 minuti. Stipcevic chiama schema testa, sale Laval, il pick and roll con numero 31 che taglia, però Stipcevic preferisce servire per il tiro da lunga distanza. Carter sulla partenza, Ivic, ancora Dinamo che può sfruttare i 24 secondi. Stipcevic, il solito gioco a due con Laval, che va dentro, deve scalare Scott, la palla arriva sull'esterno. Carter che va in controtempo a sbagliare, permettergli di andare a canestro. Stipcevic riceve, non ci pensa due volte, tira, l'errore, rimbalzo conquistato da Ambaye, che poi serve Moore. Spanghero in contropiede, lo scarico per Scott, non tira, si preferisce l'azione ragionata sulla partenza dalla linea di fondo. Fuori Stipcevic, dentro De Vecchi per la formazione isolana. 2 minuti 11 secondi al suono dell'ultima sirena. Baie contro Savanovic. Baie attende un blocco, poi punta l'avversario, deve fare attenzione, arriva De Vecchi alle sue spavento di De Vecchi. Già nell'altra metà campo il banco di Sardegna, 75-55, 1 minuto 54 secondi alla fine del match. Laval contro Agbelese, con la spalla a spalla, il fallo in attacco di Laval, ma quello che dicevo prima, l'importanza di continuare a tenere in campo Agbelese, che in questi ultimi minuti con un paio di buone giocate difensive ha preso fiducia, e mentre prima subiva dal punto di vista difensivo Laval. A 4 secondi da giocare, ci sono 20 punti di differenza fra le due squadre, un risultato che a questo punto possiamo dire non è mai stato. Il vittore numero 2 della formazione biancazzurra di Sacchetti, che ha 13 punti, quale bottino personale, vediamo se riesce a migliorarlo o no. Rimangono 13, ma 21 quelli di margine della formazione brindisina. Attacca Sassari ancora con Johnson Odom, che non si arrende, cerca di ridurre i danni la formazione di Pasquini. Dentro con Trevor Lesi, non trova il canestro, buono. Però 37 dentro il numero 13, il giocatore del settore giovanile Gabriele Pacifico. Baie per Agbelese, c'è il taglio di Pacifico, segue De Vecchi. Agbelese prova a giocare spalla a spalla, usa il piede perno, i passi però ne vediamo sempre meno, quindi il debutto nella massima serie per un giocatore brindisino fa sempre piacere. Poi passa importante ospite, il primo tiro a segno. Agbelese e Maia sulle tacche della lunetta. La formazione di Pasquini, Spanghero in palleggio contro Lesi, supera la metà campo, si propone Maia in appoggio. Spanghero serve adesso il francese. Moore finalmente tocca il pallone, Moore inseguito da Johnson Odom, c'è il taglio di Pacifico,
Mbaye, 7 secondi il suo dei 24, controtempo, prova a tirare Mbaye, chiede il pallo, guarda coach Sacchetti, consapevole del tiro forzato, Johnson Odom dall'altra parte, il contro Sassari che riconcilia tutto l'ambiente dopo la sconfitta di Avellino, comunque contro una grande squadra, è bene sottolinearlo. Per il banco di Sardegna Sassari, numero 25, Olaseni segna in High School negli Stati Uniti, nonostante Olaseni è il sesto personale, ultimi 20 secondi, lascia scorrere il tempo Marco Spanghero, presa Johnson Odom, in palleggio ancora Marco Spanghero, il blocco di Agbelese, si cerca il giovanissimo Spanghero, non riesce a trovare nessun compagno, 5 secondi al turno dei 24, Mbaye in palleggio, poi serve il compagno per il tiro, arriva adesso il turno dei 24.